Io torno a prenderla prima delle 6, quando viene buio in questo quartiere non entro. A me sembrava esagerato, poi ho visto quello che c'era attorno. Ecco perché si è ridotto così Napoli, perché dai fasti del Settecento, era la capitale d'Europa nel Settecento, perlomeno dell'Europa portuale. Da grande città del Settecento, colta, ricca e con commerci che legavano all'Oriente, è sprofondata poi nelle piccole cose che voi sapete, fino ai Lauro, fino ai Gava e a queste persone. Persone losche anche. E non so cosa abbia rubato Gava, so che è stato condannato, poi era ministro degli interni di un governo o di Mito Craxi, non mi ricordo più. E, bene, io posso dire che Gava, ho avuto questa impressione tragica, perché una volta ho fatto un'inchiesta su Napoli e volevo vedere una persona politica, adesso non mi ricordo, l'onorevole Nocella, che si chiamasse, e non riuscivo a trovarla perché era il braccio d'affari dei politici democristiani e volevo incontrarlo. E allora sono entrato a parlare con Gava in una sala che aveva quei muri a soffietto. Nel suo studio abbiamo parlato, era un piccolo studio così, poi c'era questo soffietto e non so. E a un certo punto dice, lei chi ha visto? Gli ho detto, mi manca il senatore Nocella. Non c'è problema, ha detto. Ha tirato il soffietto, ascoltavano sei signori dietro il soffietto così, tra cui c'era Nocella. Quindi l'impressione è stata funesta. Era quella l'Italia. E quindi si può capire come una certa città sprofonda e non so come tireranno fuori. Io non ho fatto un'inchiesta su Napoli, sono andato per altre cose, però devo dire che sono rimasto impressionato da questa città. E sono andato anche al mattino a parlare ai miei colleghi dicendo, ma voi lo raccontate, per andare in via della Sanità, in salita, dove c'è la chiesa della Sanità, c'è una strada a senso unico, stretta con tutte le macchine parcheggiate ai due lati, per cui i taxi passava appena appena. Contro, senza casco, ci saranno state 30 moto che passavano sibilando sui marciapiedi, e quando non riuscivano a passare si chinavano verso il taxista dicendo, ma cosa fai? È una città insalvabile. Persone non erano ragazzi, erano tra i 30 e i 50 anni, questi motociclisti così. Io veramente sono rimasto sgomento e ho chiesto a Alex, ma tu hai paura? Ma io no, figura, sono stato in Kenya, in un quartiere dove per 20 anni non è mai entrata la polizia, posso vivere anche qui. Vabbè, quelli sono carismi di un certo tipo. Cambiamo domanda, fate domande un po' su altre cose. Dica. Hai detto che sei affascinato dai giovani che hanno fanno formazione o comunque magari si uniscono per dei banchetti, cercano. Io so anche a Palma c'è, o meglio, conosco Piero Ricca, non so se. Sì, di nome, sì. E poi c'è anche il gruppo Meetup, che so, a Palma. Sì. Legato al fenomeno di informazione che passa su internet, cosa pensi di internet e magari si può. Sì, Inter è una qualcosa di liberatorio. Nella comunicazione internet per noi è stato. Fino alla guerra del Libano, non questa, quella prima, si usava solo il telefono. E non c'era la teleselezione. E quindi durante l'assedio di Beirut, adesso scivolo nei racconti di guerra, non volevo farlo. Durante l'assedio di Beirut, 63 giorni, quando c'era Sharon che aveva sedato Beirut, senza acqua, senza luce, senza niente, perché non marcisse la carne che avevano nei frigoriferi, quando era sul punto di marcire, azionavano il generatore, andavano i telex allora per 20 minuti, un'ora, quello che serviva a salvare la carne, quindi noi potevamo trasmettere. C'erano americani, c'erano francesi, c'eravamo noi. Allora noi italiani, fatti furbi, abbiamo pensato subito, il primo giorno, di battere tutti, dando le mance alla signorina dei telefoni, del telex, che subito ci ha chiamato prima tutti noi. Poi sono entrati gli americani con i soldi, eravamo terzultimi, in fondo. Quindi avevamo una difficoltà terribile, si poteva scrivere o parlare per 4-5 minuti, non di più, e poi per avere la linea anche normalmente. Ecco, pensa cos'è stato la teleselezione, i telefonini e cos'è il computer. Cioè, è qualcosa di straordinario e questa è la parte positiva. La parte ancora positiva è che col computer tu non hai bisogno di partire con una valigia di ritagli, di libri, di appunti.
che è sempre quello che fregava, quello che mi faceva impazzire, dall'Africa al Medio Oriente, ma anche in America Latina, quando eravamo chiusi con Mimmo Candido in Nicaragua, che c'era la guerra di Somoza contro i sandinisti, era che vedevamo che arrivava della gente, apriva una valigia ed era piena di libri. Quindi con tutta la realtà che scoppiava fuori, non raccontavano tanto la realtà, ma nutrivano questa realtà con l'ideologia dei libri che si erano portati. E questo no, ci faceva infuriare, vabbè, insomma, sono vecchi diatribe. Andate a vedere un film molto bello, se c'è ancora, che si intitola Sottotiro, l'avete visto? Under the Fire. È un film sulla la guerra in Nicaragua, è fatto molto bene, è fatto da due operatori che erano lì, quindi hanno restituito il clima anche degli alberghi, che è quello che vi dico io adesso. E quindi adesso con computer si cerca in Google, si trova tutto, però cosa si trova? E lì entra, si comincia a discutere. L'informazione, il Dipartimento di Stato ha regalato a Google circa il 60% delle cose che ha, che si possono dire. Quindi se il Dipartimento di Stato ha deciso di criminalizzare la Siria, diciamo, oppure mettiamo un paese che non sospettiamo, la Finlandia viene criminalizzata, e dal ragazzo giapponese al ragazzo del Terra del Fuoco che fa una ricerca per parlare della Finlandia darà lo stesso giudizio, che è un giudizio negativo. Oppure se sul governo iracheno di oggi il Dipartimento di Stato fa sapere che è veramente il governo del futuro che potrà far rinascere il paese, finalmente l'Iraq diventerà un paese come la Svizzera con questo governo, dalle stesse distanze tutti scriveranno la stessa cosa. Non solo i giornali, questo già è grave, o le televisioni, soprattutto i ragazzi che crescono con le idee, e le idee che si hanno, diceva Sant'Ignazio di Loyola, datemi l'adolescenza di un uomo ed è mio per tutta la vita, e le idee che impariamo a scuola, che sembrano svaporare via, o i libri che leggiamo, sono chiodi che restano dentro, che riemergono continuamente. Quindi se uno dice, insomma, io ricordo aver visto dei libri di scuola di mio cugino, un cugino maggiore, nel 46-47 ancora, sì, cominciavo ad andare a scuola, e c'erano i libri di scuola che lui aveva, non avevano stampati i libri nuovi, e ricordo che c'era un Balilla trionfante, bello, luminoso, vestito da Balilla, che indicava una specie di ragazzo rospo, brutto, così, vai via che sei ebreo. Questo imparavano a scuola i bambini. E devo dire che quelli che hanno 5-6 anni più di me sono cresciuti con queste idee, e quando parliamo di Israele, di palestinesi, così, non dicono gli israeliani non mi piacciono, dicono ma in fondo io degli ebrei ho sempre diffidato. E non è che un retaggio che gli è rimasto dentro. La parola ebreo è diventata una parola inquieta, che non dà fiducia. E questo è il pericolo che può avere questo tipo di informazione. Con tanti vantaggi pratici, certo, a tutti noi queste cose non ci sfiorano, però delle cose che non sappiamo, cosa sappiamo? Quindi la bravura dei ragazzi, ecco, sull'informazione. No, magari ti devo anche, non so cosa pensare del blog del Pedrillo. Ah sì, ma lui pesca, ogni tanto mi scrive, pesca delle robe che scrivo io, sulla mia rubrica. Quello sull'acqua, le bollicine, i padroni. È stato un'innovazione dal punto di vista. Beh, ha avuto il coraggio di buttarsi, ha avuto molto coraggio all'inizio, perché cioè, uno perde la televisione, per uno che fa il suo mestiere. Appunto, prima parlavamo di giornali che non sono assolutamente liberi. Cioè, internet può dare. Però su internet c'è di tutto. Sì. C'è di tutto. Guarda, ti posso dire una cosa, stavo scrivendo in autunno un libro su Chavez, che io conosco bene, l'ho visto anche in settembre, conosco da quando ero uscito di galera, dopo il colpo di Stato che ho sbagliato, quindi lo conosco benissimo, e su questo libro è arrivata una notizia, mi chiama Colombo e mi dice, scusa, ma cosa questa storia, questa notizia che c'è oggi su Repubblica, 10 righe, Chavez dichiara che gli ebrei affamano il mondo? Discorso razzista, ho detto ma non sembra, però non si sa mai nella vita. Vado a vedere, chiamo dei miei amici, ma è impazzito, mi ha detto ma no, ma guarda, è una storia strana, te la mando. Allora lui ha fatto un discorso
dicendo che chi che la gente, insomma, i suoi discorsi, lui è molto trombone, è molto ripetitivo. E una volta gli ho detto, proprio non questa volta, l'anno scorso, gli ho detto: ma scusa, ma l'anno scorso, 2 anni fa, ma perché tu sei così ridondante, perché ripeti le cose? E sì, perché qui per 50 anni sono stati imbrogliati dandogli dei bei discorsi e poi sparivano. Io li ripeto tutti i giorni a tutti, perché io non devo parlare a voi o ai miei avversari che sono andati a studiare negli Stati Uniti. Io devo parlare della gente che stiamo alfabetizzando adesso e deve essere rassicurata. Questo è quindi un populismo che a noi un po' urta, anzi urta molto, ma che probabilmente in qualche modo può essere funzionale, non lo so. Comunque lui aveva fatto un discorso dicendo che chi affama il mondo sono gli stessi colonialisti che hanno conquistato. È un discorso talmente banale che si sente ripetere da tutti, perfino dagli americani liberali lo dicono adesso, anzi lo dicono molto, Chomsky eccetera. E poi parlava dicendo: sono gli stessi i coloni che affamano la gente, così come altri coloni hanno crocifisso Cristo. I romani erano, no? Colonizzatori. Hanno fatto saltare una riga e risultava che Cristo era stato crocifisso dai padroni del mondo che manovravano le banche e queste cose, quindi gli ebrei. E quindi tutti hanno dato questa notizia. La Reuters ha distribuito questa sintesi che ha pubblicato la Repubblica. Allora, io non mi sono accontentato di questo. Attraverso degli amici sono riuscito a parlare con il rabbino di Caracas per telefono, il quale era furibondo. Dice: ma qui è successa una cosa. Qui c'è un'associazione di banchieri americani, che probabilmente c'è qualche ebreo, che odiano Chavez, come possono odiarlo, i quali hanno dato a una sinagoga di Buenos Aires, che è estremista, molto di destra, molto vicina a Menem, era prima ancora il regime militare, hanno dato una sintesi scorretta, e questa l'ha messa in circolo in internet, tant'è vero che la massima autorità ebraica di New York è dovuta intervenire per smentirli. Ma tutto questo, io ho dovuto fare una mia rubrica su questo e ho ricevuto molte lettere. Dopo aver dato la notizia, tra cui Repubblica, immaginiamo altri giornali come il Giornale, Libero, eccetera, ma Repubblica mi ha un po' scombussolato. E Colombo mi ha chiamato per dirmi: ma è vera questa storia, prova a sentire. Alla fine poi ho scritto così, ma nessuno. Quindi chi ha letto quella notizia è convinto che lui sia antisemita. Bisogna stare molto attenti. Gira tutto. Adesso García Márquez, io sono diventato amico, lo conoscevo prima, poi sono diventato amico nei 2 anni che mi ha chiamato a insegnare nella sua scuola. Un giorno sono al mare a Otranto, 3 anni fa, mi chiama il giornale dicendo: guarda i giornali, perché il Paese che pubblica la notizia che García Márquez chiede a Dio perdono, sta morendo e chiede perdono a Dio per i peccati e invoca a Dio che lo salvi. Allora io mi sono molto meravigliato, perché nelle chiacchiere che facevamo la sera nei 15 giorni di questo corso, io una volta gli ho chiesto: scusa, ma perché tu non nomini mai Dio nei tuoi libri? E lui dice: ma io non lo nomino perché non è necessario, perché è tutto attorno a me, nella natura, nella vita. Io non oso nominare questo nome. Quindi, vedendo che lo nominavo, ho detto: oddio, allora sta proprio morendo. E ho parlato col fratello, ha detto: è una cosa buttata fuori in Messico, non si sa da chi, sta girando il mondo. Ho fatto sul Corriere un articolo in prima pagina, raccontando tutte le cose, che Gabo ha avuto una reazione, Gabo García Márquez, che c'è questo diminutivo Gabo, ha avuto una reazione dicendo: mi vergogno pensare che la gente pensi che l'abbia scritto io queste cose, perché è anche scritto male questa cosa. Bene, l'altro giorno accendo il computer e vedo, mi arriva un blog dicendo: testamento di García Márquez, gira ancora. Quindi è difficile, è un virus nel virus questo. Posso? Sì. Lei ha affrontato talmente tanti temi che c'è da fare dalla testa. A me interessava fare una domanda sempre sulla sua esperienza in America Latina, perché è una situazione molto diversa ovviamente, comunque da quello che succedeva 25-30 anni fa, se pensiamo. E la mia domanda è questa. Sì. La percezione netta 25-30 anni fa era che, per tutti
quello che è successo in Argentina, in Bolivia, eccetera, eccetera, era che i regimi militari avessero un peso assolutamente determinante nel formare molti governi. Vogliamo l'esperienza argentina come emblematica, ma poi quella cilena, eccetera, eccetera. Ecco, oggi la situazione sembra molto diversa, nel senso che il soggetto militare oggi sembrerebbe essere molto calato, a parte il fatto che lei ha citato Chavez, ma Lula, insomma, ci sono tutta una serie di fermenti, per come arrivano a noi, no? Per come arrivano a noi, di situazioni di presidenti, la stessa Bachelet, che hanno una connotazione, una storia molto diversa e comunque sembrerebbero molto indipendenti. Ecco, quanto pesa ancora oggi effettivamente il militarismo, il nazionalismo, il militarismo in molti paesi del Sud America? È vero quindi che è calato questo peso oppure è cambiato, oppure no? Bisogna fare una premessa. Quando l'America Latina è uscita dal colonialismo spagnolo, meno il Portogallo, meno il Brasile che parlava portoghese, hanno avuto il problema di come segnare le nazioni. E le nazioni sono state segnate dalle famiglie. Alcune famiglie si sono associate, le lingue solamente quelle indiane, i Maya, eccetera. Le lingue dei popoli amerindi un po' hanno segnato il confine, ma non sono state decisive, un po' più al nord, ma non tanto. E quindi hanno fatto delle costituzioni, queste famiglie, che erano fatte tradizionalmente come tutte le famiglie ispaniche dei colonizzatori. C'era un capofamiglia, c'era un parente, un fratello, uno zio, vescovo, un parente, uno zio, un fratello, generale. E poi c'erano questi grandi possedimenti. Su queste cose si sono formate le nazioni, più o meno. Poi dopo ci sono state alcune guerre alla fine dell'Ottocento che hanno ridisegnato alcuni confini, poca roba. E tutto questo è andato avanti fino al 45. Nel 45, con l'Europa a pezzi, la riscoperta dell'America Latina da parte delle imprese che non erano loro multinazionali, erano delle holding americane, United Fruit, secondo gli interessi, miniere per il rame, eccetera, si è scoperto che la classe politica e dominante dell'America Latina era una classe ottocentesca, di stampo agrario ottocentesco, cioè non dinamica nemmeno, non solo nella produzione di beni e nello sfruttamento delle risorse, ma nemmeno nell'amministrazione del potere, quindi parenti dappertutto. Insomma, oggi Lula, io l'anno scorso sono stato con Lula, mi ha fatto una prefazione al mio libro che è uscito su di lui. Lula, appena andato al potere, ha fatto una legge contro la raccomandazione, che non è una raccomandazione. Automaticamente in Brasile, secondo ancora gli schemi della colonia, se uno diventa presidente del tribunale, assume la moglie, il figlio, il nipote, lo zio del presidente dell'altra corte, il quale assume la moglie, lo zio, il nipote dell'altro. Sono questi incroci alla luce del sole. Bene, il provvedimento non è passato in Parlamento perché metà del Partito dei Lavoratori ha votato contro. Quindi questa è l'impostazione che ha accompagnato l'America Latina fino al 45. Nel 45, quando gli interessi internazionali si sono sviluppati, i manager del nord non potevano sopportare questi stati di pasta frolla, questi vertici che non esistevano, e hanno preso la scorciatoia militare, per due ragioni: perché i militari sono controllabili, sono pochi, hanno un potere concentrato, quindi si possono o corrompere, o comunque hanno fondato la scuola delle Americhe a Panama, dove venivano addestrati, cresciuti, insomma, allevati come polli e poi dispersi in questo. E questo è andato avanti con degenerazioni. Le generazioni sono nate dalla rivolta delle guerriglie, ma è nata anche, ancora una volta, per istigazioni familiari. Anche loro, i militari, per sempre per ragioni familiari, non hanno controllato. Quindi si è arrivati, sto facendo a grandissime linee, fino alla dottrina Reagan, che sosteneva che il Sud America aveva bisogno di democrazie formali, che è brutto mettere un aggettivo di fianco alla parola democrazia. E hanno fatto le democrazie formali sono state
Menem in Argentina, è stato tutti i presidenti messicani, il partito che ha ucciso il vescovo Romero Arena è ancora il potere, cioè le forme sono diventate importanti, la sostanza non è cambiata, ci sono squadre della morte, ci sono tutto concentrato in poche mani, ancora oggi la disuguaglianza sociale che c'è in Cina, parlo del Cile, non cito altri paesi, è spaventosa, le donne guadagnano per legge il 35% in meno. Le pensioni sono state chiuse in un giorno, dicendo che fra 3 mesi le pensioni non verranno più pagate. Quindi si sono creati questi fondi per cui il paese va orgoglioso, però contemporaneamente a questi fondi esiste il 48% dei cileni che non ha pensione e quindi diventano carichi sociali perché vanno mantenuti, quindi anche adesso si sta incrociando. I militari della vecchia guardia in alcuni paesi non sono solo militari, non hanno solo gli occhiali neri, le squadre della morte, eccetera. Sono delle strutture economiche formidabili. Cioè, il Cile ha 4 fabbriche di navi militari, 2 banche, ha perfino un vescovo, un primate militare con una cattedrale militare. È una città parte, è una società parte. Stessa cosa in Guatemala. E stessa cosa era in Argentina. Il disastro delle Malvinas, delle isole così, ha sgretolato e la caduta del regime militare, per cui hanno perso tutta la loro forza economica, quindi non sono più nessuno. Invece restano fortissimi in Brasile. In Brasile i militari, per concessioni date dai governi militari, per esempio hanno fatto una grondaia attorno all'Amazzonia, l'Amazzonia confina con 6 paesi, hanno fatto una grondaia di 100 chilometri. Lo sfruttamento, l'amministrazione, tutto, nessuno sa nulla, è in mano militare. Grondaia vuol dire hanno fatto una terra di nessuno, cioè non la terra, è sempre del Brasile, ma cessa il potere civile con una profondità di 100 km per tutto il perimetro dell'Amazzonia e diventa un potere militare dove nessuno può guardare dentro. Quindi la prima distruzione dell'Amazzonia è venuta proprio in queste grondaie. I militari hanno deciso che si poteva venire a battere gli alberi per fare pascoli, per carne da mandare a Chicago, eccetera. Poi sono i più grandi proprietari immobiliari attorno alle città, perché le servitù militari, i militari rapidamente le hanno trasformate in aree fabbricabili, di proprietà sempre dei militari. Il problema che ha avuto Lula all'inizio è stato proprio questo, che lui è stato in galera con i militari. E lì lui ha avuto un colpo di genio, perché la dottrina Bush vuole creare questo mercato che va dal Messico alla Terra del Fuoco, commerciale che si chiama NAFTA, quello che vuole creare. E l'ha creato dicendo che in parallelo ci vogliono presidi militari, truppe latinoamericane mescolate, però comandate da comandanti degli Stati Uniti con materiale strategico e bellico degli Stati Uniti. E Lula ha detto no, perché i miei militari sono i migliori del mondo e nessun militare mette piede in Brasile. E se li ha riconquistati in questo modo, cioè ha dato del patriottismo. In Argentina non contano più nulla, contano moltissimo in Cile, tant'è vero che non si riesce a sapere dove sono sepolti quelli morti, perché la commissione militare perde tempo da 17 anni, continua. Non dirlo, nessuno ha il coraggio di imporlo. Lagos ha fatto una grande cosa, ha assunto la prerogativa di nominare lui il capo delle forze armate, perché era sempre, lo decidevano le 4 forze armate assieme. Però non può toccare le banche, non può toccare gli appalti che hanno l'organizzazione militare, anche con cose straniere, non possono essere controllati dal governo. E qui il grande arricchimento di Pinochet. E così in Guatemala, e così in Salvador, vabbè, sono paesi minori, Guatemala è un paese importante. In Messico contano molto meno anche i messi. Però indubbiamente contano meno. In Venezuela non, i militari non sono mai contati, erano come da noi. A 58 anni il generale andava in pensione, le truppe a 52-53 anni non avevano censo, mentre in altri paesi Perù hanno censo, non sono così ricchi, in Ecuador non hanno censo, beh adesso ricorrere tutti, e a Cuba e in Italia non esistono più. Il fatto che Cuba sia assediata, che sta per essere invasa dagli Stati Uniti, potevano invadere Cuba, c'è un accordo tra Kennedy e Khrushchev quando la storia dei missili, l'accordo era quello di non toccare Cuba e di non toccare Castro, e non l'ha più toccato. Infatti è vero che i militari oggi governano il turismo a Cuba,
hanno alberghi, trasporti, tutti i militari hanno in mano tutto il turismo, è in mano ai militari. Quindi l'esercito erano dei vecchi MiG di 35 anni fa. Cuba è un simbolo, oppure una nostalgia, per chi è lontano da Cuba, o anche per chi sta dentro, non so queste cose. Quindi i militari contano molto, molto meno. Il problema però è un altro, che gli americani stanno rimettendo le basi. Siccome l'Ecuador, se resiste questo Correa, ha espropriato gli americani per la scadenza, era del 2008, le dice che non rinnova la base, perdono una base, ne faranno un enorme in Perù. E ne hanno riaperta una in Paraguay, al confine tra Bolivia, Cile e Argentina. Una base enorme hanno aperto in Paraguay. Quindi gli americani rientrano con le basi, e in Cile le hanno tutte, perché Pinochet ha concesso 5 basi agli americani. E quindi, d'altronde hanno lasciato Panama perché? Perché la tecnologia nuova permette anche di stare lontano. Hanno lasciato Panama, hanno 12 basi in Colombia, Plan Colombia, che danno per combattere i narcos, danno 2 miliardi e mezzo di dollari l'anno, per combattere i narcos. In realtà hanno messo 12 basi dove sono tutti americani. Erano quelli che erano a Panama, si sono spostati di 100 km, ma sono ridosso al canale. È cambiato l'idea degli occhiali neri e di queste cose. Certo, sono stati molto duri, hanno in mano Somoza, ho visto in Salvador cosa ha fatto. Non so se sono stato... Ho fatto una domanda. Sì. Lei stasera non mi ha aiutato per niente. Sì, ha fatto un po' di confusione. Poi. No, ma, nel senso che non è che lei ha fatto confusione, nel senso che io ci sto capendo poco. A me sembra che lei all'inizio abbia detto la democrazia in Italia non è messa in discussione. No, io credo di no. Io ho capito così. Sì, sì, sì. E poi dopo... partendo da Parma, andando a Reggio e tutte le varie connessioni da Napoli e Compagnia Bella, a me quando dopo lei... No, io ho detto che il pericolo è la cattiva informazione per la democrazia, dopo ho detto. La democrazia non è, a mio parere, in discussione. Lei a un certo punto ha detto democrazia formale, che è stata una cosa inventata, non so, capire, no? In Italia abbiamo un problema di basi NATO da anni e, sì, e devono allargarsi. Cioè a me la classe politica che abbiamo adesso, come quella che c'era 40 anni fa, cioè chi dice 40 anni fa era fiore all'occhiello, non so, almeno comunque era meglio di adesso cioè a me la piaceva mia, cioè non mi piaceva a quei tempi e non mi piace neanche adesso. Sì, credo, adesso questa è un'opinione. Io ho avuto una nipotina, di figli bene o male se la cavano, secondo me. Io mi chiedo che cavolo il mondo ci abbiamo davanti, è proprio la conclusione di questo senso qua. Poi sentendo Alex Zanotelli un po' di tempo fa qua a Reggio, ha detto anche lui qualcosa di molto pesante sulla democrazia in Italia. Io credo lui è molto radicale. Eh? È molto radicale Alex. No, ma è molto radicale, ma secondo me non è questione di essere radicali. Quando si dice radicali sembra quasi una cosa da evitare come... No, capito. No, il radicale vuol dire... L'accessione normale del termine. Ma la sinistra radicale quella è... Ma quello lo scrive il giornale, la sinistra radicale. No, lo scrive il giornale, come tutti i giornali, e che quando lo dice il giornale, lo dice come la dice la televisione, lo dice il giornale. Dopo non si fa a vedere chi è che lo scrive, insomma. Punto. Però la democrazia, adesso vabbè, perché prendiamo un discorso dove io faccio solo giornalista e mi occupo soprattutto di cose straniere. La democrazia in Italia, l'intelligenza democratica c'è. E devo dire che se togliamo alcune cose dove l'informazione non ha funzionato, la P2 e le stragi, ma non ha funzionato perché l'impianto dei servizi segreti... Che non ha funzionato la P2 e le stragi? La democrazia non ha funzionato come doveva. Non ha funzionato perché l'impianto dei servizi segreti è stato un impianto deviato. Insomma, io devo dire che quando ero ragazzo, no, ero già grande, ma quando c'è stato lo scoppio di Piazza Fontana a Bologna, a Milano, io sono andato, ero al giorno, allora, ci hanno inviato al giorno e ci hanno mandato là di volata tutti. Alle 5:30 della sera eravamo già lì, abbiamo visto quello che è successo, abbiamo raccolto le prime cose e
di quella verità non si è mai più saputo nulla. Non solo non si è saputo nulla, il titolo del giornale, allora i giornali chiudevano, cioè andavano in macchina, la distribuzione non veniva come adesso teletrasmessa, veniva mandata coi camion e non c'era la redazione a Roma che trasmetteva. Quindi l'edizione che andava a Roma veniva messa in macchina, andava in stampa alle 10:30 di sera e noi siamo tornati alle 8:30 con quello che avevo raccolto. Io ho intervistato il questore di Milano, il quale aveva detto la mia domanda, ma è una bomba, lui ha detto è una bomba degli anarchici, perché già l'avevano messa alla fiera delle bombe più o meno uguali. Poi la domanda, allora quindi erano bombe petardi come erano quelle della fiera? No, questa era una bomba militare. Ma allora come fa a dire questa cosa? Insomma, queste contraddizioni, Bocca era tornato, ha fatto un articolo di fondo assieme a Italo Pietra, e uno che si chiama Giampiero Testa ha fatto un articolo di cronaca, mentre io avevo l'intervista con questo signore, il questore. Lì sono orgoglioso di aver assistito a questa scena. Alle 9:30 di sera si trattava di fare il titolo. Che titolo fai? Beh, il titolo più banale che poi ha fatto il Corriere di Spadolini era bomba nella banca dell'agricoltura, non so, 18 morti, cos'è? 14 morti, 15 morti. E il titolo del giorno è stato Infame provocazione. Da una frase che ha detto Bocca, ha detto, ma sembra proprio una provocazione infame. Allora tutti facciamo Infame provocazione. E di lì è nato il titolo del giorno. Bene, quanti processi sono stati, quante cose così. Chissà di Giovanni Ventura? Nessuno di voi sa chi era Giovanni Ventura, ma non lo sanno neanche gli adulti. Giovanni Ventura era uno assieme a Freda arrestato perché hanno trovato i timer delle bombe che sono saltate da lui, uno ha detto che li aveva venduti, è stato in galera 3 anni, 4 anni, aveva querelato i giornalisti come me, altri 10 che avevano scritto che lui aveva i timer perché ce l'aveva detto un giudice e lui ha detto non è vero, e poi per fortuna poi è andato in galera e a questo punto la querela è caduta. Il processo da Milano è stato portato a Catanzaro. Catanzaro una palude dove però sono stati prosciolti per insufficienza di prove, però con ricorso in assise che poi doveva esserci e con l'obbligo di non muoversi dall'Italia. Sono tutti spariti all'estero. Sono spariti all'estero e si è saputo dopo, attraverso alcuni dossier, che il capitano Labruna, per caso P2, il capitano Labruna portava loro gli stipendi in Spagna. Per 3 anni hanno preso lo stipendio dello Stato e portato un capitano dei Carabinieri. A questo punto Labruna è stato arrestato. Dalla Spagna sono scappati in Bolivia. E in Bolivia Freda, l'altro come si chiama? Quello piccolino. Ventura, Freda e l'altro che non mi ricordo se mi viene, sono finiti di alcuni italiani che sono scappati in Cile, che era Cile di Allende, hanno detto che durante un colpo di Stato torturavano le persone, ordinavano le torture, interrogavano, c'erano dei cooperanti italiani che stavano là, servivano da interpreti. A un certo punto cambia governo in Bolivia, Giovanni Ventura viene espulso e viene mandato in Argentina col passaporto falso italiano. Viene subito arrestato dalla polizia argentina, subito liberato per intervento dell'ambasciatore italiano, subito. E lui si professa pacifista e si lega a una libreria, Einstein, che era una libreria famosa proprio perché c'erano i radicali, che è un partito che esiste, quello di Alfonsi. I radicali che erano contro ogni tipo di dittatura, si stava andando verso la dittatura, c'era già Isabelita Però e queste cose. E lui organizza, è l'ispiratore di un assalto a una caserma dove vengono tutti accolti, erano aspettati, e vengono uccisi in 18, arrestati 2 frati. Da quel momento lui sparisce da questa libreria con un sacco di soldi, apre 3 ristoranti a Buenos Aires. Uno, l'ultimo, si chiama Filò, ed è il ristorante alla moda. E dico una cosa che non so se devo dire. Anche adesso? Adesso. Ci va a mangiare quelli dell'Italia. Servono vestiti come i fascisti, cioè camicia nera, la cosa nera così. E lui è al banco. Un giorno arrivano quelli che fanno turisti per caso. Io ero lì che stavo scrivendo delle lezioni. Mi telefona. Rovesta.
e mi dice: guarda, sono qui con Guccini, dobbiamo andare in Patagonia, vediamoci che ci dai degli indirizzi. Ho detto: molto bene. Dove cenate? Andiamo a mangiare da Filò, che è così gentile, mi ha detto, così gentile. Quando ha saputo che c'è Guccini, siccome il ristorante è diviso in due parti, in mezzo c'è un patio, e lì era estate, e ha detto, e lui ha organizzato col microfono un concerto per Guccini. Io sono arrivato in ritardo, ho visto Guccini che cantava, e poi basta. Poi sono uscito, ho detto, senti, io non lo scriverò, ma tu sai come si chiama questo? Giovanni Ventura. Se mi sei presentato, ma sai chi è? Oddio. Ma la cosa più grave, che io ho protestato al giornale, poi appena l'Unità l'ho scritta, è che quando il Corriere della Sera, io ho organizzato la stampa del Corriere della Sera a Caracas, a San Paolo e a Buenos Aires. Gli altri due sono morti, resiste Buenos Aires con 5.000 copie, niente. Per inaugurare il Corriere della Sera, l'ambasciata ha fatto una festa e il catering era stato fatto da Ventura. Poi questa qua la chiamiamo democrazia. E io questo l'ho scritto, c'è un bellissimo libro, La strage di Piazza Fontana, un inaudito uscito 3 anni fa, tutte queste cose, un libro stupendo. Come si chiama? La strage di Piazza Fontana, è un libro inaudi scritto da uno di Paolo. Ma è per caso La strage dei capelli bianchi? Eh? La strage dei capelli bianchi, si chiama così? La strage di Piazza Fontana. È uscito anche un Feltrinelli, La strage dei capelli bianchi, circa 3 anni fa. Sì, Feltrinelli dice. Credo. Con Boati? Boati. Mi sembra la strada di Piazza Fontana. Dove ci sono 40 pagine su Ventura? Comunque a me sto correndo fa venire male di stomaco. E forse perché io penso, i politici che ci stanno governando, diciamo che abbiamo messo là a Roma, dandogli carta bianca, quale è riferito a queste cose che sono persone... I politici per un termine, ce ne sono alcuni, io non parlo di spettri politici, ma in tutti i partiti ci sono, certo, centro-sinistra ce ne sono un po' più per bene che negli altri partiti, però non tutti anche nel centro-sinistra sono diri politici abbracciandoli tutti, non è vero. Posso consigliare un libro interessante, lei, che è il libro di Salvi e Villone, Il costo della democrazia. Per ora io i libri che ho fatto leggere a loro, quelli del nostro amico sulla P2. Sa chi è Salvi? Trama Atlantica. Trama Atlantica. Salvi e Flamini. Edizione Caos. È uscito adesso un libro su Moro. Su Moro, la P2 Cossiga. Il diario di Pecorelli. Sapete chi era Pecorelli? No. Pecorelli era l'uomo che seguiva. Pecorelli era un piduista che seguiva Gelli e Ortolani, che era il maestro della P2, per contattare Berlusconi. Lo chiamava il pasticcere, perché faceva sempre dei pasticcini. Berlusconi aveva bisogno di soldi, allora aveva Tele Milano era in un enorme garage di Milano 2. E a un certo punto, lo riferisce Pecorelli, dice ma lei deve fare una televisione privata, cioè il progetto di Gelli è quello che ha fatto Berlusconi, esatto. Televisione privata dello Stato, lotta ai giudici, riformazione concentrata. E allora dice, servono dei soldi. E Ortolani risponde, sono in Svizzera. La mette questa. Come è finito Pecorelli? Pecorelli era l'uomo, era il piduista praticamente tappeto di Andreotti. Poi hanno litigato, non si è mai capito perché. E allora lui dirigeva questo giornale mensile che si chiamava OP, e questo giornale lui ha annunciato il numero prima un dossier su tutto vero sulla realtà di Andreotti. Lui ha fatto questo giornale, non aveva una tipografia, doveva mandarlo in tipografia, ha chiamato l'uomo che doveva portarlo in tipografia, le bozze del giornale per trasformarlo in piombo. Quando l'uomo della tipografia è arrivato, era stato assassinato. Nessuno più ha trovato le bozze, non sono mai arrivate fotografie, i documenti sono sparsi. Leggete questo libro su Di Moro, cioè Moro in copertina, si chiama Flamini, edizione Caos, appena uscito. Flamini è quello che è stato commissario della P2 e gli ho dato il libro per questa inchiesta a scuola, no? Non è perché lo sbattevo di Rai. Era un senatore del Villa Roma. Era un senatore del Villa Roma, sì. Non è l'attello di Ragno,
esiste un libro sul caso Moro di Flamini, delle edizioni Caos. Adesso si chiama La tela di ragno. No, questo è uscito, non è recentissimo. Sì, ma l'ha rifatto. Quindi è una riedizione. Sì, sì, l'ha rifatto. Infatti c'è scritto aggiornato. No, perché sulla questione Moro, sull'affare Moro, esistono ovviamente due grandi correnti di pensiero, quella dietrologica e quella invece... Io non lo conosco bene, ma ero in America in quel periodo. Sì, l'ho letto. No, con il suo parere, perché nel senso che per esempio la Rita Di Giovacchino, che lei forse conoscerà, è una giornalista del Messaggero, che ha scritto appunto il libro nero della Prima Repubblica e ha fatto tutta una parte del libro sull'affare Moro, che è stata poi ripresa moltissimo dal regista Martinelli, che ha fatto il film Piazza delle Cinque Lune, dove c'è tutta una versione, no, del ruolo di Moretti, dei servizi segreti, eccetera, eccetera, che è di un certo tipo. E credo che anche Flamini abbia scritto un libro. Flamini era la commissione? Sì, esatto. Poi esiste, lui ha avuto i documenti di prima mano. Esiste invece la commissione istituzionale Pellegrini. E poi c'è la signora. Che nega tutto questo, ecco. Conosco bene, il mio compagno di vacanze che... Altra. Diventa difficile capire dove. E poi leggete il libro fondamentale, secondo me, per capire la P2 e cosa è successo in Italia. Non scrive molto bene, è un po' noioso. È Trame Atlantiche. Trame? Atlantiche. Edizione Caos, sempre Flamini. Sempre Flamini. Adesso il suo archivio, lui, perché poi continua a raccogliere adesso 84 anni. Il suo archivio è stato dichiarato archivio di tutela statale. Lui vive a Oriolo Romano, vicino a Roma. Provincia di Terra, vicino. Ma tutte queste trame, lei un giornalismo, che potere ha di fare della chiarezza di poco? No, poco. I lettori leggono. I lettori? C'è anche una... È vero che la stampa è diventata becera e forse ha fatto un salto. C'è stato un momento negli anni 60 che la stampa è diventata... tra 60 e 70. Cioè è nato il giorno. È stato un giornale bellissimo, è il nonno di Repubblica, cioè tutti quelli che dicevano, anch'io mi avevano chiamato, poi mi ha chiamato Ottone, sono andato al Corriere. Il Corriere di Spadolini e degli altri è diventato il Corriere di Pierottone, cioè un giornale apertissimo. E quindi un giorno il Corriere avevano cambiato un po' tutti i giornali. E poi la P2 è sempre stata il Corriere per due anni. Il giorno è stato venduto. Poi è nata Repubblica, per fortuna, dove sono finito. Anche se è diventato un giornale un po' frivolo, nel senso. Però ha sempre delle cose solide. Sono 70 pagine. Che cosa, Repubblica? 70 pagine. E mi chiedo, l'idea americana, che è uno snack il giornale, ognuno sceglie e l'altro. Io faccio così, devo dire. Non è così. Ma volevo dire un'altra cosa. No, ecco, parlavo della P2 e parlavo come ci siamo conosciuti io e questo giovanotto. Quando si è fatto questo libro, leggendo tutti i testi, leggo un testo che comincia così, o subito, nelle prime righe. Quando ho scoperto chi erano i protagonisti della P2 e cosa sono diventati, è finita la mia giovinezza e comincia una complicata maturità. Lo ricordo 5 anni. Allora, questo diventa il leader del libro. La prefazione del libro, e ho messo il suo testo. E così ho voluto conoscerlo, perché non li conoscevo tutti, non lo so. Poi io giravo sempre, avevo preso un direttore della Gazzetta, Bruno Rossi, che mi faceva da assistente, poi mandava avanti lui le cose. E mi arrivavano, ero proprio in Cile per Pinochet, ma arrivavano. Io, prof, scriverei questo, tu capisci? Ma comunque lui è stato bravissimo, ha scritto questa cosa con una sofferenza dentro proprio generazionale. E poi, insomma, voi lo sapete, scrive benissimo. Altra domanda? Se non prendo la strada della mia città. Comunque, mi è andata bene che non la scommessero, perché io l'ho vissuto proprio lì. Il mio commento. Si comincerà. Io sono sicurissimo. Forse è stato eletto a Reggio, ma però. Nella somma dei collegi non è stato eletto. Il collegio è stato eletto. No. Guardi. Mi sta proprio sbagliando. Per un particolare molto semplice. Io ero uno dei coordinatori
delle preferenze della sinistra democristiana di Colegio Parma, Piacenza, Modena e Reggio.